Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grulaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck. Oggi vi voglio far vedere uno dei miei mazzi preferiti, ovvero il Baby Blacephalon. È stato uno dei mazzi che più mi è piaciuto nelle season scorse. L'ho giocato con i PG8, l'ho giocato con la versione green. Adesso è uscita una nuova versione che, ragazzi, vi fa accapponare, spellare proprio il sottopube. È qualcosa di veramente forte. Ma se vi ricordate, Baby Blown, mazzo per chi aveva un quoziente intellettivo pari a 3, perché comunque, infatti io l'ho giocato, Baby Blown cosa fa? Welder, energia, pietra pirica, cristallo di fuoco. Sono 3 o 4 carte che vanno da sole, non devi fare altro. Adesso si sono aggiunte delle meccaniche che sono un po' più da Big Brain, e vi farò vedere un po' come funziona. Prima però lasciate un bel mi piace qua sotto, un commentino, e se volete condividete il video, magari fate uno screen al video e mi taggate nelle storie su Instagram e io vi reposto. Cosa è stato aggiunto, signori? Allora, è stato aggiunto Jirachi Prisma, carta che non è mai stata cagata se non in alcuni mazzi. Esprimi un desiderio, questa è la sua abilità. Se abbiamo preso Jirachi Prisma tramite premio, quindi era in una delle 6 carte premio, e la nostra panchina non è piena, possiamo decidere se metterlo in panchina. Se lo mettiamo in panchina prendiamo un premio in più. Quindi questo è il motivo per il quale questo mazzo potrebbe fare potenzialmente 4 premi con un attacco. Quanta probabilità c'è che quel Jirachi vada per l'appunto nei premi? Sono molto basse, ma grazie a questa nuova combinazione il tutto ci è reso, non dico facile, ma comunque più eseguibile. La prima cosa che dobbiamo fare è settare Oranguru. Quindi Oranguru in panca ci deve essere, perché una volta a turno possiamo scambiare una carta che abbiamo in mano con la prima carta del mazzo. Fatto ciò, c'è bisogno di Mr. Mime. Quando giochiamo questo Pokémon dalla tua mano e lo andiamo a mettere in panchina, prendiamo la prima carta del mazzo e la scambiamo con uno dei premi. Attenzione! Quindi, cosa succede? Io devo avere per forza tutti e tre in mano. Oranguru, Mr. Mime e Jirachi. Con Oranguru metto Jirachi Prisma sopra al mazzo. Con Mr. Mime lo metto in panchina, prendo Jirachi e lo metto nei premi. Quindi mi prendo anche una carta premio che non sapremo qual è. Ovviamente noi sappiamo dove è stato messo Jirachi, per dire lo metto in basso a destra. Io in quel turno, volendo, dovrei tramite Blacephalon fare un KO per prendere Jirachi e poi altri premi. Blacephalon fa 50 per ogni energia che andiamo a scartare dalla mano. Quindi comunque cristallo di fuoco per andarcela a riprendere, pietra pirica, scarto 2 e prendo 4 energie dal mazzo, quindi tanta roba, e recupero energia per prenderci 2 energie dagli scarti. Ovviamente questo Mewtwo tanta roba, perché possiamo, una volta che abbiamo fatto Welder, magari ci serve per l'appunto Welder, metto Mewtwo in panchina e mi prendo un aiuto dagli scarti e lo metto sopra al mazzo. Poi, se ci dice bene, possiamo fare Oranguru e direttamente prendere quella carta. Se no, aspetteremo il turno dopo, se possiamo. Uno dice sì, ma dopo che hai benciato Blacephalon, Oranguru, Jirachi, tutti gli altri Pokémon, come faccio ad eseguire questa combo incredibile? Ovviamente dobbiamo smaltire la panchina, il che lo possiamo fare grazie al retino di recupero. Quindi magari una volta che ho fatto Oranguru, lo posso anche levare perché non mi serve più. Quindi ci riprendiamo un Pokémon che non è V o GX e lo riprendiamo in mano e possiamo fare posto in panchina per Jirachi Prisma. Le carte poi essenzialmente sono le solite di un classico Baby Blown, quindi c'è Oricorio che quando ci mettono KO un Pokémon peschi, puoi pescare 3 carte, poi c'è lo Zacian per pescare 3, il Cramorant che potrebbe essere interessante magari se ci partiamo, perché con un'energia prendiamo 2 carte dal mazzo e le aggiungiamo nella mano. Quindi magari prendiamo
che ne so, Jirachi Prisma e Mr. Mime, così se abbiamo già Oranguru possiamo fare tutta la combo. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se il mazzo vi piace, e direi che possiamo andare a trovare un avversario. Primo avversario di oggi, e ci andiamo a trovare contro un mazzo elettro erba psicodrago. Tutto. Vediamo un po' che cosa avrà il nostro avversario. Moneta di Como. E iniziamo noi? No, perché comunque voglio fare Welder turno 1. E vediamo un po'. Partiamo subito con Blacephalon. Va bene. Ok, ogni tanto l'avversario che ci quitta nel viso non può mancare. Io comunque, come vedete dallo scala sfide, è la prima partita che faccio di oggi con questo mazzo, e quindi va bene così. Va bene, andiamoci a trovare sicuramente un altro avversario, perché questo non ci ha dato neanche la soddisfazione di niente. Allora, fatemi sapere comunque se a voi il gioco ultimamente vi sta dando dei problemi di connessione, perché non lo so, o c'è troppa gente dentro o c'ho la connessione afghana, perché qua non... ogni tanto mi salta la linea, ho problemi e devo capire da cosa dipende. Questo lancio l'abbiamo vinto, siamo contro Dillonzer, detto anche a Buo Pillonzi, e partiamo con una mano assai poco bella. Avrei preferito partire con la mano di prima, però quantomeno Cramorant, se troviamo un'energia, siamo i dì degli dèi. Doppia energia velocità ed energia fuoco. Cosa sta giocando questo tizio? Io ho bisogno di usare i miei occhiali informatori. Allora, peschiamo una carta, sperando sia un'energia. Non è un'energia, ma l'ultramondo ci piace. Boltund V con l'energia e fuoco. Questo è assai particolare. Assai particolare. Energia, velocità, quindi si pesca ben due carte. E nel focolare, quindi si va a prendere due energie fuoco. Se c'ha la saldatrice è un genio. Va bene. Quindi passa il turno, giustamente. Noi possiamo fare il focolare a nostro vantaggio. Ci scartiamo una Velox, ci andiamo a prendere due energie. Tanto abbiamo Ultramondo che ci permette di prenderci i Blacephalon risparmiando una Velox. Gli scambi me li vorrei tenere perché non si sa mai. Eccolo qua, Baby Blonde, detto anche il Bibi. E andiamo a fare così. Noi abbiamo bisogno di pescare, facciamo una bella Welder. Non è detto che in tutte le partite ci riesca di fare la combinazione sacra, perché è veramente difficile, e ovviamente ci riuscirà quella volta su 10. Però nel caso riuscissimo a farlo, meglio. Io vorrei fare un bel Cramorant, fare Velox. Facciamo Velox su scambio, sti cazzi di scambio. Ci prendiamo il Jirachi. Abbiamo Mr. Mime, Jirachi Prisma e ci manca forse Oranguru. Abbiamo Oranguru nei premi, quindi dobbiamo provare a trovarlo. Ora, a questo punto ci possiamo preservare Cramorant, fare un bel Jirachi, prenderci un'onestissima pietra pirica e andiamo a usarla. Vado a levare la Velox e... levo la Velox e Big Blown, perché so di avere il Lamo. Vedete, problemi di connessione così completamente a caso. Eppure c'ho la fibra, non è che c'ho il Letamaio. Tanto due ore per passare il turno. Eccolo qua, esce testa. Ora in teoria se metto un'altra energia dovrebbe fare 3, 6, 70 danni. Ci dovrebbe shottare il Jirachi. Ricerca accademica con decine di carte in mano. Scarta un bordello di energie fuoco e la Welder. Questo tizio ha persi cape. Bici da cross, ci cala lo zero ora. Ok. Energia su Boltund. Quindi con Boltund l'attacco da 1 si va a pescare tot energie da assegnare. Vedo un Reshiram incredibile. Ecco cos'era l'elemento fuoco. Ecco cos'era. Allora, a questo punto, se la connessione ce lo permette, ci prendiamo questo Blacephalon. Lo benciamo per sicurezza. Poi, desiderio.
A noi ci vorrebbe uno Switch o uno skateboard, che puntualmente ci escono tutte e due. E in teoria possiamo già shottare Boltund alla ricerca di Oranguru. Io mi rischio con la fabbrica e va bene così. Skateboard. Non ci merita fare il recupero di energia, perché tanto non c'è abbastanza energie. Facciamo con Mewtwo la saldatrice in top deck, così abbiamo nel caso ci uccidesse, possiamo già fare Welder dopo. Tanto comunque abbiamo anche il focolare gigante che ci dà una mano immensa. Eccolo qua, 5, 10, 15, 20, palla di fuoco, dimora Orfei, 4, le, 200. Ci andiamo a prendere due premi veri succulenti, dove troviamo un'energia fuoco, top, e Cristo di fuoco. Godo come Godenzio, abbiamo praticamente una potenza di fuoco pari a 200 milioni di danni. Grazie di Lonzer. Ricerca Accademia, lui continua a macinare su macinare. Una cosa che manca in questo mazzo è Ordine del Capo. È una cosa che manca. E gli mancano evidentemente anche le carte all'avversario, perché ci concede questa vittoria. E a questo punto cerchiamone un altro. Ultimo avversario di oggi, e siamo contro Caste, con un mazzo elettromisto. Vediamo un po' cosa andremo a trovare con questo avversario. Io nel frattempo vi ricordo che la domenica siamo in live, che la programmazione è cambiata. In questa settimana, da qui in avanti, cercherò di portare un video in più alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì sempre alle 18, e la domenica dalle 2, 2 e mezza giochiamo insieme in live, eccetera. Vediamo un po', Mr. Mime non ci serve adesso, ma comunque sempre meglio averlo in mano che nel deretano. Lui si prende una bella Pregioball di prestigio con Jirachi, la vado ad usare, quindi non so se si fa a prendere, infatti Arceus, eccolo là. E mette anche il palloncino su Zacian. Fa lo scambio per non so quale motivo. Mette ADP. Ah, ok, perché deve fare Dedenne. Ho visto, cioè mi sono aperti gli occhi quando ho visto volare via due piattini. Mossa su hardcore. Veramente hardcore. Quasi che Rocco si metteva a ridere. Allora, noi facciamo Velox e si leva l'energia. Abbiamo tutto per fare la combo. Abbiamo Jirachi Prisma e Oranguru. Noi prendiamo lo Zacian V. Quantomeno peschiamo. Qui potrebbe essere divertente provare a fare la combo. Ci prendiamo anche la Velox. Ce la prendiamo. Sarebbe interessante fare la combo, perché comunque a DP 3 premi. Se riusciamo a prenderne 4, riusciamo quantomeno a colmare il gap dovuto al suo GX. Quindi se noi riusciamo a fare la combo, prendere 4 premi con una DP, è veramente facile fare due premi su Zacian, perché con 3 energie fai 300 di debolezza e si va a vincere molto easy. Fortunatamente ci esce anche l'ultramondo, quindi possiamo prenderci Blasephalon a sfare. Eccolo qua. Noi, grazie a Spada Indomita, spero vivamente di domare qualcosa. Oranguru, perfetto. Un pezzo alla volta. E andiamo a costruire grattacieli. Velox Ball, caro avversario, cosa ti manca? Vediamo un po' cosa andrà a mettersi in panca. Non so se si prenderà un... Ok, Zacian. Pensavo un fione così, molto rustico. Invece no, un altro Zacian. Ricerca accademica. Vediamo se scarterà altri piattini. Ok, forse uno, ma non mi sembra. Bici da cross. Scarta uno scambio di energia. Spinner energetico. Quindi si andrà a prendere l'energia acqua. Ok. Che sono sicuro che andrà a fare anche forse scambio di energia, perché uno gliel'ho visto scartare e può essere che ce l'abbia in mano. Piattino, eccolo qua, il terzo piattino che gli vola in discard, e vediamo con Oranguru se avrà fortuna o meno. Scambio di energia, la fortuna ce l'ha, si andrà a mettere, ecco qua, l'energia di Zacian, quindi può fare il GX, un GX aberrante. Eccolo qua,
esce testa, noi non ce ne frega niente. Le retino. Allora, noi ci andiamo a librare il mazzo con Blacephalon. E ok, volendo potremmo, se ci uscisse un'energia in qualche maniera, possiamo fare una saldatrice da 1 e tentare la cosa estrema. Vediamo con Jirachi cosa ci esce. Ci esce pietra pirica, che ci sta. Con pietra pirica ci prendiamo 4 energie, liberiamo ulteriormente il mazzo e possiamo fare una saldatrice incredibile. Io però devo cercare anche la Velox per poter fare tutta la combo. Butto via una saldatrice, tanto abbiamo il Mewtwo che volendo ce le può far riprendere. Tutto sta in questa mossa. Saldatrice da 1, molto hardcore, molto hardcore. Peschiamo 3, non ci esce una segale. Noi abbiamo, volendo, le energie quasi per fare KO, ce ne mancherebbe una. Vediamo se ci esce con Jirachi qualcosa per riprendersele. Negli scarti ne abbiamo una sola, ma non lo voglio sprecare. Tanto vale prendere focolare gigante. Mi dispiace non aver fatto la combo, però io, ragazzi, ci sto provando, ma non è facile. L'importante è vincere, poi se riesce con la combo, bene. Se non riesce, sti gran casi. Però comunque una Velox c'è, il Jirachi c'è. Possiamo quantomeno provare a pescarlo. Il retino giustamente ce l'abbiamo. Vediamo se con Oranguru ci esce, non lo so, uno skate o qualcosa. Cramorant non mi fa veramente sollecitare il prepuzio, ma abbiamo le energie necessarie per fare un KO devastante e andiamo così. Palla di fuoco, 5, 10, 15, 20, 25, 30, eccole là, 300 danni in the face su ADP. Lui, grandissimo cristallo, grandissimo amo, top carte, signori, top carte. Dicevo, lui non ha modo di attaccare perché i piattini ne ha scartati 3. A meno che non abbia piattino in mano, energia, ritira e ci fa 2,30. Io a quel punto devo trovare una saldatrice per attaccare. Eccolo lì, Velox Ball. Vediamo un po' cosa si andrà a prendere, magari un Deden, un qualcosa per cercare questa energia che gli manca. Deden, infatti, me l'aspettavo giustamente. Quel topo costoso, cioè 30-40 pacchetti per un topo, cioè ci rendiamo conto. Lo bencia, scarta e pesca. Vediamo un po' se trova. Se lo trova, mi prosto. Energia su Zacian. Bici da cross, le sta girando tutte. Ci prova. L'ha trovata. Sì o no? Caste. Dici di sì. Niente, non l'ha trovata. Ha scartato tutti quei piattini all'inizio, così l'ha sbucciati, erano di plastica, l'ha tirati via. Va bene. E niente, signori, questo deck di Baby Blown non sono riuscito a far vedere la combo, però vi aspetto in live. Ci proveremo, sia su YouTube che su Stitch. E signori, grazie per la visione. Vi ricordo un bel mi piace da lasciare qua sotto e un commentino se volete, così ci si fa due chiacchiere. Seguitemi anche su Instagram, Riccabroz, e sul gruppo Telegram. Detto questo, ciao a tutti.